Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su The Last of Us 2. Questo episodio, beh, abbonda di porcini, signori. Abby e Lev proveranno ad uscire da questo hotel mezzo distrutto, ma la povera ragazza si ritroverà nei sotterranei di un ospedale pieno zeppo di infetti vecchi di 30 anni, dove si nasconde la creatura più grande e potente mai incontrata nel gioco. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Abby e Lev stanno cercando di raggiungere l'ospedale e sono finiti nell'hotel più infestato di tutta la città. I militari hanno provato a farlo esplodere, però non gli è andata molto bene, infatti l'edificio è mezzo distrutto ma ancora in piedi. Allora Abby era andata a recuperare una mascherina, anzi una maschera antigas per l'esattezza, per il povero Lev in modo tale che non si prendesse il Covid. Ciccia, la zia Abby è tornata, guarda cosa ti ha portato di bello. Ho un regalino. No, zia Abby, io volevo il modello quello nuovo, col 5G. Questo è il modello dell'anno scorso, però. Voglio essere un bambino alla moda. Ah, oh, come è diventata materna, Abby. Brava. Stringila bene. Siamo troppo lenti. La fretta è pericolosa. E non possiamo aiutare tua sorella da morti. Sì, basta anche una sola spora, ciccio, e diventi un bel porcino. Andrà bene. Non dirlo mai. Non sappiamo neanche quello che ci attende là sotto, dove la zona è più infetta. Vedi un modo per scendere? No. Beh, di sicuro dobbiamo passare da qua. Il resto del piano è completamente ostruito. Come cocchio facciamo a scendere? Abby, guarda lassù. Cos'hai visto? Una corda? Quello è un idrante. Lev, tiriamolo giù. Arrivo. Mi pare un'ottima idea, perché l'idrante è molto resistente e dovrebbe poter supportare tranquillamente il nostro peso mentre scendiamo. Per quanto Abby è praticamente Schwarzenegger in miniatura, porco cane. Mi raccomando, non scivolare, ragazzino. E olè! Ottimo. Scendo prima io per sicurezza. Ce la fai, Abby? Oh, è vero, le altezze. Sta attenta. Andiamo. Puoi farcela. Ok. Cosa potrebbe mai andare storto in fin dei conti, no? Allora, ci saranno gli shambler, ci saranno un bel po' di clicker, magari anche qualche stalker per non farci mancare nulla. Ok, no, punto di non ritorno. Ah, le ginocchia! Non che mi servissero più di tanto ormai, ma vabbè, dettagli. Avery, il Black Ray Hotel pullula di infetti, probabilmente quelli fuggiti dall'ospedale. Tu e i tuoi uomini dovete abbattere i supporti dall'interno. Usate gli esplosivi in dotazione e dei detonatori a distanza. Buona fortuna. No, buona fortuna. Dovete dargli dei detonatori migliori la prossima volta. Oh mio Dio. Quindi siamo circondati da esplosivo che non è mai brillato. Questo non promette bene. Non mi dite che saremo costretti a far esplodere tutto per andarcene di qua. Oh oh, siamo ancora tanti in alto però. Piano. Eccoli là, bastardi. No, 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 no. Torcia, non mi impazzire proprio adesso. Sento odore di pilloline. Alcol. Oh mio Dio, mi sa che il mio naso non funziona. In effetti c'ho un po' di raffreddore quest'oggi. C'hai la nonna trota! C'hai la nonna trotterrima! Ma hai fatto cagare in mano, pezzo di erba? Porca merda. Già, esatto. Il mostro stava crescendo nel muro. E poi si è staccato. Ok, ho una mezza idea. Teniamo fuori il fucile. Non dirlo a me. Che cosa buona e tanto giusta. Oh no. Ora devo controllare tutte le maledettissime pareti. Ok, ok. Possiamo forse saltare da un piano all'altro se siamo fortunati. Vedo delle scorte laggiù. Quindi in un modo o nell'altro ci si può arrivare. Che poi siamo tattici. Ho trovato dell'alcol, ho trovato del tessuto. A sto punto vediamo di utilizzare il kit medico. Fabbrichiamone un altro e recuperiamo le suddette risorse che troveremo lungo il percorso. Oh mio Dio, quanto non è infetta sta zona. Non abbiamo mai trovato un luogo messo così tanto male. E voglio dire, abbiamo anche esplorato le fogne in passato. Piano, ciccia. Oddio. Davvero escono dalle fottute pareti? Quanti piani ci restano da scendere? Sempre troppi. Non lo so. È un palazzo enorme. Già. Ho trovato un mattone. Con il mattone è praticamente fatta, gente. Nulla ci può sconfiggere. Oh oh, sento rumore di infetti. Il problema è che se salto dall'altra parte potrebbero rilevare la mia presenza. Ah, li possiamo aggirare passando da qui. Piano. Abby! No! Non hai sentito nulla, piccolo adorabile porcino? Quello che mi fa girare le scatole che purtroppo devo sprecare. Un pugnale! Pugnala lì! Vola, bastardo maledetto porcino! Ok, abbiamo ancora dei rottami. Ottimo. Trovassimo qualche nuova arma, non è che mi lamenterei, eh? Qualcosa di più potente. Oh no, abbiamo un bivio. L'ultima volta che sono entrato in un bagno non è finita bene. No! Ok. Fin qua tutto tranquillo. Sono giusto un attimino nervoso. Stai bassa.
Controlla bene la zona circostà. Quello non mi piace. Io gli sparo in testa. Oh mio Dio! Era veramente un infetto, eh. Oh mio Dio! Abbiamo trovato un lanciafiamme. Piccolo stellino. Gioco, ogni tanto mi dai ascolto. Oh bene. Oh, anzi no, oh male. Se te lo danno vuol dire che ne avrai bisogno. Ok, tante pilloline di Joel e dell'alcol. Perfetto, mi sono quasi praticamente recuperato le risorse del medikit. Allora, avevo una carica di 100 come al solito. Io lo tengo da parte. Casomai abbiamo sempre la balestra per far fuori i cattivoni. Però se la situazione prendesse una brutta piega, facciamo un bel barbecue di porcini. E chi si è visto, si è visto. Continuiamo a craftare pugnali. Spero di poterli potenziare perché sono davvero troppo deboli. Per adesso, piano. Porca boia. Sento rumore di infetti. Ok, abbiamo un altro clicker anche qua. Tecnicamente non è che siamo proprio costretti ad affrontarli. Se passo piano piano possiamo risparmiare anche un po' di risorse. Perfetto, che mica mi fa schifo. Ne ho trovato del carburante. Buono. Tatti buono. So aprire anche i cassetti o mi sentono? Abby, aprili con molta calma e tranquillità. Se il ragazzino spara una delle sue cocche di frecce, gli piglia un calcio in culo che vola di sotto. Oh, oh no. Di là c'è uno shambler. Sento il gorgoglio tipico dello shambler. Non possiamo passare da di qua. In teoria sì, però se c'è uno shambler probabilmente ci sono anche risorse. Ok, diamo un'occhiata veloce veloce. Cosa potrebbe mai farmi uno shambler in fin dei conti? Sì, oh, è tanto vicino. Aspetta, se ci sono pilloline di Joel. Bastardo di uno shambler se le voleva tenere per sé. Ok, dovremmo avere l'inventario. Ho messo molto molto bene in effetti. Ok, lo shambler dov'è? Qua dietro? Oh, è il piano di sotto. Oh, va che stavo lasciando indietro rottami. Oh mio Dio, vedo l'uscita, gente. Perché non ci siamo portati via il tubo dell'idrante? Ah, perché sennò non saresti potuto scendere, idiota. Ok, lo shambler è proprio davanti a noi. Sì, ovviamente sta venendo in questa direzione. Ci saranno pilloline, non importa. Non importa, io proseguo da questa parte. Maronne quanto urla. Oni. Allora, sono andato a dare un'occhiata. Ci sono solo un paio di rottami in parte allo shambler e un tubo di piombo. Direi che decisamente ne possiamo fare a meno. Allora, saltiamo di sotto. Piano. Abby, stai bassina. E non fa rumore perché sicuramente avremo ancora altri infetti prima di raggiungere la via d'uscita. Oh mio Dio, ci siamo. Potrei anche già saltare di sotto, vedo dei materassi. Ovviamente al piano di sotto ci saranno i cattivoni pronti a sbranarci la faccia. È fatta? Oh mio Dio, non ci credo, è fatta per davvero. Ok. Vabbè, ma non siamo al piano terra. No! E io ero tutto contento. Siamo ancora molto in alto. E vabbè, ma non la finiamo più. Allora, qui la zona dovrebbe essere relativamente tranquilla. Aspetta che recupero un po' di roba. Pilloline. E vabbè, il paradiso da pillolina. Il che vuol dire che forse possiamo sbloccare una nuova abilità come i silenziatori migliorati, che ne aumenta la robustezza da 3 a 5 con la mira del telone. Direi che ci torneranno molto utili. E poi possiamo creare delle bombe tubo extra, aumentando anche la capacità dell'inventario da 4 a 6. Posso far esplodere letteralmente chiunque. Buongiorno signore, lei non si alzi, ma sono praticamente tutti morti. Isaac ha sconfitto la vecchia guardia. La Fedra, sì. So che tortura le persone. Preferisco non parlarne ora. Ok. Tu hai catturato qualcuno? Ma no! Pensiamo solo a uscire da qui. Giuro, non ho mai torturato nessuno che si chiamava Joel tipo 3-4 mesi fa. Assolutamente non lo farei mai. E siamo ancora tanto in alto. Lei ha detto che i serafiti scendevano con l'ascensore. E voglio dire, non potrebbero neanche usarlo secondo la loro religione. E noi, che non abbiamo sti limiti, invece stiamo scendendo a piedi. Oh, che bello, il lanciafiamme ha una capacità massima di 100. Quindi non può portare altre munizioni. Ma dai, ma è una truffa di proporzioni bibliche. Allora, abbiamo sia il fucile con i proiettili incendiari che il lanciafiamme. Siamo praticamente a posto, possiamo affrontare qualunque minaccia. Si apre? Dai, Abby. Dai. Lo so che è un punto di non ritorno pieno zeppo di porcini. Oh, Dio. Oh, buongiorno anche a lei. Oh, ci sono troppi demoni. Cerchiamo dove uscire da qui. Ok, dobbiamo trovare il percorso giusto, evitando le loro pattuglie praticamente. Certo. Altrimenti mi dovrò mettere a coltellarli tutti e non la finiamo più, questo ve lo garantì. Mai fatto stracagare in mano. Oh, a risorse siamo messi bene? Casomai. Cos'è? C'è una mosca che le dà fastidio. Gliela tolgo io, gliela tolgo io. La vita. Ok, a posto.
Devo anche sbloccare l'abilità per craftare più pugnali. Se c'è, mi farebbe molto ma molto comodo. Dannazione, pieno zeppo di risorse che per... Adesso non mi servono! Sei un pezzo di erba! Sei un pezzo di erba! Hanno fatto casino! Ha fatto casino, ha fatto casino, ha fatto casino, ha fatto casino! Oh no! Male, molto male. Scappa, 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 scappa. Dimmi che di qua di uccida. Vai, 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 Abby. Niente, ho provato. Allora, da quella parte non possiamo passare. Ti escono dalle pareti. Ok, a sto punto andiamo a destra, visto che a sinistra è pieno zeppo di cattivoni. Piano, muoviti con calma, che quelli ci hanno dito che è una roba assurda. Come mi hanno sentito? Ok, per un secondo mi ero cacato. Mi sto muovendo così lentamente che porco cane sto invecchiando. Oh, 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 che brutta inquadratura, signora. Ok, me la rischio, passa alla stanza adiacente. Boni, controlla le pareti. Sembrano tutte tranquille. Ah, lo Shambler, che bello. Lo volevo proprio incontrare. Dobbiamo andare dall'altra parte. Ma come? Lui sta pattugliando proprio quella zona, dannazione. Ok, Lev, ti devi levare nel vero senso della parola. Ok, dimmi che siamo orco cane oltre il tizio bloccato sulla parete. Ok, evitiamo il clicker. Perfetto, ha funzionato anche meglio del previsto. No! Era nulla, non era nulla. Perfetto, siamo in parte all'ascensore. Oh, santo cielo. Corri, recupera proiettili. Molto buono, molto buono. Ora faremo un po' di rumore. Potremmo forse attirare la loro attenzione. Oh, oh, corri, 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 che è dietro di noi. Oh, 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 ok. A posto, sono sicuro, vero? Ah, sì, ma troppa ansia. Possiamo riaprirli, che ormai mi ero affezionato. No, eh. Allora, lasciali i piedi di porco per adesso. Voglia di potenziarlo? Mi dare un'occhiata? No. Direi che oltre non possiamo andare. Ok, se non mi palpeggiano ancora, io sarei praticamente a posto. Allora, praticamente magari una merendina. Abby? Cos'è quello? Un quarto. Un quarto di cosa? Un quarto di calcio in culo. Sti ragazzini, santo cielo. Ok, abbiamo altre munizie. Aspetta che questo mi dà l'occasione a sto punto di ricaricare il fucile, che lo scorso episodio ho sprecato una marea di munizioni contro gli stalker. Ok, questa mi sa che è la via d'uscita. Ti prego, dimmi di sì. Abbiamo tirato anche troppi porchi e siamo all'inizio dell'episodio. Ok. Ah, aria pulita, finalmente. Togliere la maschera. Non raccontiamo agli altri cosa è successo. Yara non deve saperlo. Sei un bravo fratello. Posso chiederti una cosa? Ok. Ti sei pentito di esserti rasato? I rimpianti non sono permessi. Lev, ma dovevo scappare subito. Invece ho coinvolto Yara in questa storia. Ora sarebbe a casa a badare a nostra madre. La vostra mamma ha bisogno di cure. Accudire la madre è un nostro dovere. Ok, in effetti bisogna prendersi cura dei genitori dopo che loro stessi si sono presi cura di te. Allora, non mi sembra di vedere molto altro. Avrei potuto anche attirare l'attenzione degli infetti poco fa, facendo rumore da una parte. Ed era la mia tattica, prima che ovviamente la situazione prendesse una brutta piega. Allora, non mi sembra di vedere molto altro. Oh, oh, dobbiamo passare da di qua per forza? Vabbè, la zona l'abbiamo ripulita. A parte che siamo messi non bene, di più. Sti tizi sono dovunque. Ho la vaga impressione che i militari, paradossalmente, quelli del WLF, stessero perdendo lo scontro. Incredibile, ma vero, era per questo che si stavano anche ritirando. E che Isaac ha deciso di farli fuori tutti durante la tempesta. Ok, vediamo se... Però sento odore di pilloline. O mi sbaglio io? Sarà perché siamo vicini all'ospedale, eh? Va, va che ti dicevo. Eccolo laggiù, l'ospedale. Ah, la patria della pillolina. Ciccio, non farti vedere che quelli ti sparano all'istante. Appena vedono una testa rasata, vanno fuori di testa. Ora devi aspettarmi qui. Che? No, perché? Perché vogliono ammazzarti. Come vogliono una rivincita a Backgammon. Cos'è il Backgammon? Fai troppe domande. Uso l'ingresso principale. Prendo tutto e torno indietro. Tu aspettami qui, ok? Sì. Ovviamente non lo farà. E se conosco bene i videogiochi, la situazione prenderà una brutta piega. Quando siamo arrivati, mi pare che stessero dando la caccia proprio ad Abby. Anzi, sapevano addirittura che Nora l'aveva aiutata. Quindi più o meno possiamo prevedere che stiamo per tirar porchi.
siamo mai passati da questa parte. Non conosco la zona, però è... Ah, è l'ingresso dell'ospedale! Quello classico! Se ho capito bene dove ci troviamo è la zona in cui Ellie ha... In acqua! Un'intrusa? Sono un lupo! Non sparare! Au! Sono io! Abby! Abby? È Abby! Merda! È sola? Apri il cancello! Ho capito che non siete contenti di vedermi perché sono cessa, però non me lo dovete dire in faccia, avanti! Porco cane, grazie, molto gentile da parte sua. Ehi, gente. Cazzo, sei venuta a nuoto? La barca è andata. Mi servirebbero un po' di medicinali. Me li ha chiesti Isaac. Tutta questa roba va proprio a Isaac. Aia. Che gli serve? Non posso parlarne. È una cosa dell'avamposto. Beh, è tutto pronto al trasferimento. Dai un occhio e vedi se qualcuno ha quel che cerchi. Ehi, Nora è in giro. Ieri ha detto che l'avrebbero trasferita. È appena partita con l'ultimo mezzo, ma tornerà. Ok, grazie. Signori, ma ve la ricordate questa zona? È da qui che Ellie è entrata nell'ospedale. Beh, quantomeno è da qui che Ellie entrerà nell'ospedale. Siamo nel passato in questo caso. Mi ero nascosto sotto questa canoa ed è successo praticamente di tutto. C'era un sacco di gente. Signori, fra poco voi morirete tutti, letteralmente qualche minuto al massimo. Se è fortunato lo troveranno prima le Iene. Quel traditore. Stanno parlando di Owen? Ciao ragazzi. Oh, Abby, hai saputo di Danny? Girano voci, non le alimentate. No, tranquilla. Bene, meglio così. Tanto non potrete parlare ancora a lungo. Mangiate quel burrito, ragazzi, prima che si raffreddi. Anzi, prima che il vostro cadavere si raffreddi. Vediamo un po' se posso recuperare delle scorte. Così le tolgo a Ellie. Perché sono un bastardo nel profondo. Ecco perché Ellie non ha trovato così nulla. Inizia, le prendo io, grazie, molto gentili. Ammetto, signori, mi fa strano trovarmi in codesto luogo senza i cani pronti a sbranarmi la faccia e la gente che mi sta dando la caccia. Ciao, piccolo Fufi, come stai? Ciao, Orso. Oh no. Oh no. Lui è Orso? Come sei bravo. Ehi là, Abby. Ehi. No, i big sensi di colpa. Questo Orso è il cane a cui Abby ha lanciato male la pallina mentre stavamo partendo dal campo sportivo. No, questo vuol dire che Orso viene ucciso da Ellie fra poco. Ma povero Fufi, posso porre fine io alle sue sofferenze? Il gioco dice no, non ti faccio estrarre le armi. Addio Orso, è stato un piacere conoscerti. Aspetta, quindi il cane che Ellie ha ucciso nell'acquario era... No, era Alice, ma no. Triplamente più sensi di colpa adesso c'ho. Vedere la storia da questo punto di vista ti mette un po' di angoscia, un po' ti dispiace che ormai ti sia affezionato. Stai ancora ripulendo qui? Sì, un piano alla volta. Ci sono ancora scorte lì? Sicuro. Mancano ancora diversi piani. Oh, buona fortuna. Ma mi prendete per il culo? Cioè, sono passati 25 anni dall'apocalisse e l'ospedale è ancora da ripulire. In nessun universo parallelo. Non esiste. Vabbè, esigenza di trama? No, guarda chi c'è. Anche tu sei finita qui. Sì, bel viaggetto. Mi servono medicinali. Sai dirmi dove posso andare? Abby, ho parlato con Isaac. Aia. È all'avamposto. Fammi parlare con lui. Lo farai di persona. Rientri al prossimo carico. Mi spiace. Che stai facendo? Ha disertato da ieri. La ragazza asiatica dietro di me è quella che verrà coltellata alla gola da Ellie. Dammi le mani. Cazzo. Non ti ribellare, c'è troppa gente. Come facciamo con Lev adesso? Aspetta, forse Nora può aiutarci? Ah, mi avete ammanettato qua, a una sbarra di metallo per davvero. Ehi, liberatemi, cazzo! Peraltro dentro un ascensore, oggetto molto pericolante senza manutenzione. Così ti lusserai la spalla. Nora, non pensavo ti saresti inimicata a Isaac. Hai visto Owen all'acquario? Ho parlato con Manny. Ok, c'è tutta la mia roba per fortuna. Mi servono i medicinali. Perché? Che gli è successo? Sindrome compartimentale. Braccio frantumato. Non lo stai curando tu, vero? Manny. Grazie della fiducia. Non c'è molto tempo. Gesù. Molte delle scorte sono state imballate e spedite. Non abbiamo ancora liberato i piani bassi.
Oh no, i porcini. Troverò qualcosa. Tanti porcini. Sì, probabile, ma... c'è un casino là sotto. Ce la farò. Sono pieno zeppo di armi. Questo è poco, ma sicuro. Se ti scoprono... io non sapevo niente di questo. Ma certo. Dai, vieni. Altro morto che cammina. La povera piccola Nora. Sindrome compartimentale. Cazzo. Già. Fortuna che sta con una dottoressa. Mel si è ripresa. Ripresa? Era messa male dopo aver parlato con Isaac. Ha parlato con Isaac? Dopo la tua partenza, Isaac ci ha interrogati tutti. A lei è andata male. Qualcuno ha parlato? No. Ok, non ne sono pienamente sicuro. La situazione mi puzza un attimino. Che succede? Wow! Nora! Dove andate voi due? A prendere Abby. La barca è pronta a partire. Ho ancora delle casse al secondo piano. Potreste prenderle voi? La barca è piena. Dai, non voglio stare qui tutto il giorno. Va bene. Grazie. Sono andati. Ciccia, così ti farei scoprire? Vabbè che sarai morto anche tu nel giro di un'ora, eh? E tu stai bene? Come sempre. Manny era preoccupato per te. Sa che sono qui. Lo scoprirà presto. Quando Mel avrà amputato quel braccio, cosa farà Owen? L'ho sentito parlare di Santa Barbara. Lo sa che sono tutte cazzate, vero? Mi dispiace tanto per Mel. Sì. Anche a me. Ok, qui abbiamo la terapia intensiva, un centro emergenze e qualche sala operatoria. Sembra perfetto. C'è un motivo se non siamo entrati in questa zona. Era l'epicentro del contagio. Oh, perfetto! Hanno portato qui gli infetti prima di capire il problema. Sarà un inferno di funghi. Oh no! Fantastico. 25 anni di funghi? Immaginate che porcini stagionati. Cerca nelle ambulanze. Mi è già capitato di trovare scorte a bordo. Buona idea. Ma scorte vecchie di 25 anni. Dicevo, immaginate che porcini stagionati che non troviamo qua sotto. Come hanno fatto a sopravvivere per 25 anni? Avete visto che peraltro sembra che si stiano come ibernando nelle pareti? O forse è così che avviene la trasformazione? Entro qui? Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Ci vediamo alla base. Presto, spero. Fidati che non ci rivedremo. Porco cane. Nora peraltro morirà male. Molto male e fra atroci sofferenze. E coi polmoni pieni zeppi di porcini. Oh no. I bambini no. Per fortuna che non abbiamo incontrato i bambini. Stile Dead Space. Allora vediamo un po'. Sì, abbiamo per ora tutto al massimo. E noto adesso che non ho neanche un'arma corpo a corpo. Ecco, questo è un bel problemone. Gioco, mi dai una mazza da baseball, qualcosa? Si sono tipo estinte in sto cocchio di capitolo. Chirurgia, emergenza, UT. Sì. Forza e coraggio. Aua, Mike, buongiorno, datte una calmata. Allora, vediamo un po'. Questa zona dovrebbe essere praticamente inesplorata. Ma mi sa che più scendiamo e più il contagio ovviamente aumenterà. Non sembra così male. No. C'è un cadavere fermo lì da 25 anni, santo cielo. 100 euro che la porta è chiusa e il vincitore è... Parapapam! Dobbiamo trovare una strada alternativa. Chiusa, ovvio. Sarebbe troppo facile. Brava! Abby, hai giocato anche tu ai videogiochi. E il telone scelse la via senza ritorno. Piano. Oddio, sì. Qua non scende nessuno da un sacco di tempo, direi, eh. Cos'è sto rumore orripilante? Ok! Forse era meglio se non avessi girato lo sguardo. Pistole e... Che stai facendo, Abby? Non vedo nulla. Ah, abbiamo trovato una letteronza. Sono rimasto l'ultimo della squadra. I ragazzi scesi con me sono morti. Abbiamo barricato quasi tutte le porte, ma entrare in alcune ali del complesso è un'impresa, perché i pazienti infetti hanno una forza incredibile. La loro resistenza ci ha colti di sorpresa. Io mi aspettavo di trovare persone deboli, malate. Invece hanno fatto a pezzi i miei uomini. Ho diversi segni di morsi sul braccio e sulla gamba. Devo ammazzare altri bastardi. Poi, finite le munizioni, potrò raggiungere la mia squadra. Se trovate questo messaggio, beh, sappiate che serve un esercito per mettere in sicurezza la zona. Ma volete la verità? Sarebbe da stupidi investire risorse per contenere l'infezione. Spero che farete saltare l'edificio e tanti saluti. Buona fortuna, simpaticoni. Una persona molto onesta. Posso andare da questa parte? Oh, buongiorno.
Aspettate che adesso ho paura che mi arrivino i porcini all'improvviso. Ok, munizioni, esplosivi, ma nulla di che. Datemi una pillolina di Joel. Accesso a una zona sorvegliata. Ammesso a uso della forza per garantire l'ordine in qualsiasi situazione. E direi che non è bastato. Perfetto, abbiamo altri rottami. Mi domando se c'è un banco da lavoro qua sotto. Oh, ho trovato la cappella, che hanno convertito in un'area in cui poter curare le persone. Mio Dio, devono essere praticamente morti tutti qua sotto. Allora, vediamo un po', c'è un ulteriore messaggio. E direi anche bello lungo, tanto lungo. Vogliono organizzare un'altra spedizione? Ogni volta perdiamo la metà degli uomini. Il laboratorio è andato per sempre, dobbiamo farcene una ragione. Tra parentesi, scusa se ti passo i bigliettini come al liceo, ma non mi fido di quei soldati. Non capiscono cosa abbiamo in mente, perché non ci trasferiscono? Continuo a ripetere che prima di evacuarci devono mettere in sicurezza l'edificio. Ma non vedono e non sentono cosa sta succedendo qui. Ormai è finita, per me non si tratta di contenimento. Vogliono proteggere i dati delle ricerche. Dobbiamo andarcene il prima possibile. Forse i nostri amici sono vivi laggiù. Avete capito? È la corrispondenza fra due persone. Hai visto cosa fanno quei mostri? Non c'è modo di sopravvivere. Non così a lungo almeno. So che è difficile da accettare, ma sono tutti morti. Quindi cosa proponi di fare? Beh, ho visto Scott discutere con i soldati. Anche lui è esasperato. Io dico di prenderlo con noi e cercare una via d'uscita. Senti, aspettiamo un altro giorno. Vediamo cosa riescono a fare i nuovi soldati. Un giorno e poi andiamo. Grazie. Il giorno del contagio è stato un incubo. Ok, munizioni per il fucile, per fortuna. Io comunque ho ancora i pallettoni, quelli infuocati, che all'occorrenza li posso ricraftare senza problemi. Il centro emergenza è lì. Già, perfetto. Abby, ce la fai ad aprire? Oh, non mi piace sta zona, torna indietro. Ah, è vero, sarà pieno zeppo di porcini. Oddio. Per fortuna che ti sei accorta delle spore. Oddio, vedo cose brutte. Vedo cose tanto brutte. Oh no, qui sicuramente compariranno dalle pareti. Coccanne. Oh, okay, mio Dio. Qui non si scherza. Perché fino adesso c'erano di quelle battutone proprio assurde. Piano, Abby. Ogni volta che passa da una porta mi aspetto il jumpscherone. No, vabbè, ragazzi. No, no. E sottolineo, ma proprio una cifra, no. Io me ne vado. Al diavolo la tizia, tanti saluti. Non vale la pena rischiare la vita per una che non conosci. Ha sempre un pessimo tempismo. Allora, facciamo che sì, sprecherò un po' di proiettili, ma prevenire è meglio che curare. Che c'ha tipo gli occhietti luminosi. Dicevo, c'ha tipo gli occhietti luminosi. No, munizioni per la pistola fucile lì, come cocchio si chiama. Bastardo. Pronto soccorso? Ovviamente vuoto. Nada. Niente di che, niente di che. Deve esserci qualcosa. Sì, ci saranno delle pilloline di Joel. Ah sì, poi anche la roba per curare la tizia. Piccoli dettagli. Prego, ti prego, ti prego. Sento il profumo qui. Come, niente? No, vabbè, dai. Forse all'epoca non l'avevano ancora inventata le pilloline di Joel. Neanche qui dentro? No, solo esplosivi. Ma porco cane. Abbiamo munizioni per il lanciafiamme. E... oh! Aspetta, funziona? Non c'è corrente, Abby? Dobbiamo farla ripartire, sono porte magnetiche, ciaone. Serve corrente. Già, e la corrente di solito attira l'attenzione dei cattivoni perché facciamo rumore. Vediamo di qua. Che? No. Che è sto suono? Controlliamo le sale operatorie. Ah, gente? Gente, lo vedete anche voi? C'è qual quadra che non cosa? Oh no. Nuovo tipo di infetto. Quindi i bloater e gli shambler non erano l'ultima evoluzione. Oh, no, perché? Perché mi dovete far sprecare le munizioni in questo modo? Oh! Che è questo rumore? Ah, sei te che calpesti i vetri! Cretina, mi hai fatto cagare in mano! No, sta zona è orripilante. Sto gioco è diventato molto più horror del previsto. Cioè, non che ci fossero gli unicorni e i puffi in giro, fino adesso. Chirurgia. Ma vabbè, gli... perfetto. Oh mio Dio. Porco cane clicker. Stai bassa, stai bassa. Vabbè, ma le porte sono chiuse. Quindi non possono passare, vediamo un po'. Anche qui serve corrente. Oh no, quindi con... un generatore da qualche parte. Già, ma quindi questo vuol dire che quando ridaremo corrente, molto probabilmente... non mi fido. Dicevo, molto probabilmente quelli usciranno dalla stanza. Beh, non possono uscire. No, no, non possono uscire. Dai, non stai tranquillo.
Però li vedo molto triggerati male. Beh. No, ok, questo è differente. Va che a sta gente piaceva proprio un sacco scrivere. Dottoressa Kayla Higashi. Steven, non posso continuare così. So che dovresti solo condurre gli esami e registrare i dati, ma non riesco più a sopportare questo dolore. Ho scortato un gruppo di soldati fino al centro emergenze e sono entrata senza autorizzazione. Ho visto in cosa si trasformano i pazienti. Ogni adulto o bambino con segni di morsi e graffi finisce per impazzire, ma noi continuiamo a nascondere a tutti la verità. Ho chiesto il permesso di tornare a casa, ma mi hanno ordinato di continuare, in nome della sicurezza nazionale. Cazzate. Se mi sento stanca, dicono posso dormire in un ufficio. Steven, devi aiutarmi a uscire di qui. Ho i nervi a pezzi, sto per crollare. Questa zona è ancora infestata dai mostri. Davvero? Non te ne eri accorta? Non hai notato la... Oh, pillolina di Joel. Dicevo, non hai notato la gigantesca figura che c'era al di là di quella porta? Oddio, ti prego, dimmi che non lo devo affrontare, ma sarà solo un... Ehi, corri, fuggi, scappa. C'è il cugino di secondo grado del Nemesis. Oh no, ma quanta gente c'è? Aspetta, ma io da dove passo? Perché quest'altra porta è bloccata. E... Ah, t'ho visto adesso, c'era il condotto. Anzi, no, una paretina rotta. Okay. Magari ci fosse Lev con me. O Manny. Direi meglio Manny, eh. Sì, Manny. Manny sarebbe il massimo. Sì, Lev al massimo c'ha un arco. Manny mi sembra molto arrabbiato con la vita. Ok, quella è la nostra via d'uscita che ci riporterà dagli amichevoli clicker di quartiere. Oh no, ho trovato il generatore, ma ho trovato anche un bel banco da lavoro. Abbiamo 138 rottami e noto con dispiacere che non possiamo potenziare il nostro fantastico lanciafiamme. Ecco, questo mi fa un po' girare gli zebedei, ma vabbè, dettagli. Allora, cosa miglioriamo? Pistolettina. Ci servirai in futuro di sicuro. Quindi possiamo migliorarne la stabilità o la cadenza di tiro. No, no, no. Andiamo di stabilità, perché con questa devi fare i colpi alla testa. Più facile a dirsi che a farsi. Bella. Bella, è diventata un'arma veramente molto interessante. Allora, pistola da caccia. Io ti ho utilizzato veramente poco. Però abbiamo un'abilità che ci permette di craftarne dei proiettili. Possiamo aumentare, porco cane, il 25% di danni. Stabilità, un mirino telescopico. Vorresti, eh? Ok, aumentiamo i danni per adesso. Ho sprecato tutti i rottami. Però nella peggiore delle ipotesi, anche se non colpisco in testa, magari shotta praticamente chiunque. Speravo di poterne aumentare la capacità del caricatore, ma gioco ha detto no. Quella serissima. Ok, teniamo fuori il fucile a pompa con proiettili incendiari. Peggiore delle ipotesi, ci abbiamo anche le bombe, quindi non mi devo rompere le scatole più di tanto. Sì, lo sai, è vero che il carburante dopo tipo 25 anni non è che sia in stato eccezionale. Quindi vabbè, siamo in un videogioco, quindi parte a prescindere. Oddio, stiamo per affrontare quella cosa. Ok, oh mio Dio, c'erano parti anche qua sopra. Ottimo, abbiamo degli esplosivi e con questo possiamo ridare corrente. Vai Abby, sicuramente non accadrà nulla di brutto. Ok, ammettiamolo, con le luci accese questo gioco sembra molto meno spaventoso. Allora, teniamo fuori quella cocchio di pistola da caccia lì, che non la utilizzo mai. Non si apre, vero? Dai, eh. Piano, che fai casino, ciccia. Oh, oh, stanno uscendo. Aspetta, 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 aspetta. Vai, 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 beccalo, 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 beccalo. Scherzone. Oh. Oh, oh. Ce n'erano decisamente troppi. Popo una cifra, aspetta. Che fa, signora? Era suo cugino quello che è esploso male? Ah, non è bastato shottarlo? Non importa, non importa, non importa. Guarda, ti pigli un po' le cose in faccia. Tu dici, sto per utilizzare. Oh, bello. Il telone approva. Dove cazzo sono quelle scorte? Porta pazienza, che mi devo assicurare che la gente sia morta male. E soprattutto che non ci spuntino dalle pareti. Occhio. Dai, ba... Non sono sicuro. In teoria quelli lì no. Ci sparo un colpo, ma quando sono fatti così dovrebbero essere... Oh, e invece no. Ok, allora non riesco a formulare una teoria sufficientemente valida. Però prendo le pilloline di Joel comunque. Aspetta che mi ricrafto un paio di bombe. Perfetto. Gesù, non mi aspettavo che The Last of Us potesse diventare ancora più inquietante. Allora, qua non mi sembra che ci sia nulla di utile. Oddio. Ah, ce n'è anche uno tutto smazzucato male. Probabilmente dovremmo entrare qui. Un po', buongiorno. Scorte! Scorte, mi piace come scritta. Occhio. Vediamo un po'. C'è l'infinito e oltre qua dentro. Aspetta, altre pilloline di Joel. Maronna, quante pilloline di Joel. Anzi, scusate, quante pilloline di Joel. Ne abbiamo 70, quindi olè, crafta bombe tubo extra. Il telone approva proprio una cifra.
E crea munizioni per la pistola da caccia? Ma sì, dai. La prossima volta che troviamo almeno 10 pilloline, miglioriamo la stabilità e la precisione della mira quando siamo in movimento. Invece, per craftare le munizioni della pistola da caccia, serviranno degli esplosivi e delle lame. Come tu dalle forbici riesca a ricavare un proiettile, non ci è dato sapere. Non siamo rimasti feriti, quindi non mi serve. Kit medico? Ancora? E vabbè. Ok, a sto punto, sbloccami l'abilità e tanti saluti. Dovremmo anche cercare di ottenere... sì, crea pugnali extra. E mi servono 180 pilloline prima. Non penso che ce la faremo, siamo addirittura d'arrivo con il gioco. Quindi sarebbe bello. Oddio, oddio, ci siamo. Dimmi di sì. No, ho trovato altra muffa. Porco cane. Fa che ci sia un'ambulanza nel garage. No, io nel garage non ci vado. È chiaramente il luogo in cui non dovrei andare. E continuano a non darmi armi corpo a corpo. Gioco, ne avrei giusto un attimino bisogno, sai com'è? Porco cane, signori. Abbiamo aperto tutte le porte. Quindi anche la nuova creatura. Forse è riuscita a scappare. Oh, bene. Abby, sei pronta a divertirti? O a cagarti in mano che Dio si voglia? Ape. È un punto di non ritorno. Ok, ho teoricamente preso tutto. Non mi jumpscarare. Dov'è? Oh no. È già uscito. È già uscito. Oh oh. Oh, corca boia, cos'è? Ma qua... Quante creature ci sono qui dentro? Ok, preferivo non scoprirlo. Oh, aspetta un attimo, ho visto bene? Sì, ho visto bene. C'è una coppia di scia. Ha lasciato una scia di sangue viscere. Chi più ne ha più ne metta. Allora, mi sono preso una pausa di 5 minuti. Sono andato in cucina a mangiarmi un buon Kinder Delice. Mi sono fatto un tè caldo perché mi sta venendo un mal di gola. Sono andato in bagno perché sennò rischio di cagarmi addosso mentre registro la parte finale di questo video. Ora il mio corpo è pronto ad affrontare... Oh mio Dio. Qualunque minaccia ci attenda. Abby? Guarda che bello. Il signore ha fatto breccia attraverso 8 miliardi di pareti. Oh no, non in un garage. Niente panico. Prendi le scorte e scappa. Gioco, se mi davi qualche altra risorsa non è che mi arrabbiavo. Ad ogni modo, cerchiamo di essere tattici e teniamo fuori il lanciafiamme. Sappiamo molto bene che i porcini e il fuoco non vanno molto d'accordo. Peraltro guardate l'atmosfera che hanno creato attorno all'ambulanza, con la luce che arriva dall'alto, immersa nel liquido. Lo sai che stai per tirare Porkylon, lo sai molto bene. Ok, vai Abby. Ok, era solo un lettino. Lon, vai tranquillo, era solo un lettino. Ok, appena entriamo qua dentro, presumo che... Sì, no, non mi tradire. Vita, non mi tradire. Gioco, non mi tradire. Mutande, non traditemi. Oh, il primo colpo l'ho trovato. Dimmi che è pieno almeno questo. Oh, che culo! Abby, porchi in 3. 2. 1. Lo sappiamo tutti che sta per arrivare. Oh, oh. Abby, corri. Abby, scappa. C'è davvero il Nemesis stavolta? Oh, quanto è brutto. Vabbè. Cos'è? Si è dato 6.000 infetti uniti tutti insieme. Corri. Porca boia. Vai. Apri che sta arrivando. No. Cane. Corri via di qua. Vabbè, ma sta spaccando tutto. Corri. Abbi, non ti fermare. Vai. Apri la porta. Apriti. Corri dentro. Vai veloce. Non ti fermare. Perché è pieno tempo di porte chiuse qui? Arriva, lo vedo. Oh, e apriti. Ma che cocchi, aspetta. Dove devo andare? Aspetta, vedi qua. Corri più. No, non compri niente, grazie. Caboiazza. Ok, no, non ci mi salvo, non mi fido, continua a correre. Aiuto. Salta dall'altra parte. Salta, corri. Vai. Apri la coppia di porta. No, grazie, non compri niente. Gradisco un'accettata. Io i funghi li accetto molto volentieri. E dai, E more, c'è bastardo. Oh, ovviamente. Siamo volati di sotto. Ok, cosa avevamo? Il lanciafiamme in mano? Forse anche un paio di bombe non è che mi farebbero schifo. Ok. Gli sono prendendo in parte. Lo devo rifare un sacco di volte. Mio Dio, è difficilissimo da controllare. Vediamo un po' se ti cucino per benino. Aio, corri, aspetta. Ok, c'ha tutte le abilità. C'ha chiaramente tutte le loro maledettissime abilità.
faccio, che faccio, che faccio? Maronne, quanto è veloce. Oh, è tanto veloce. Sei grandino, ma sei anche velocino. Ok, devo capire bene il layout della mappa. Dove è andato? Dove è andato? Ah, eccolo laggiù. Aspetta, 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 aspetta. Dunque, tira bomba, un movimento puntuale. Oh, che succede? Sta facendo? Oh, un secondo si era fermato, mi ero preoccupato. Occhio all'abilità da Schembler. Ok, tenimi fuori anche la pistola fucile. Da, era scarica, ovviamente. Era scarica. Ok, non gli ho fatto più di tanto. Cerchiamo di rimanere più o meno in questa zona perché riesco ad affrontarlo tranquillamente. Che accade? Che combina? Oh no. Oh no 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 no. Si possono separare, mi attaccano separatamente. Oh corto cane. No. Oh vai, vai, adesso sono in due. Sono in due che mi attaccano. No 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 no. Oh mio Dio, ma c'è tutta una zona qua dietro. Abbi corri, abbi corri, abbi corri, abbi corri. Dove sto andando? Sono completamente perso, mi sono stra super completamente perso. Vabbè, ma sta per sfondare. Sì, sta per sfondare. Pezzo di erba. Ok, continua a correre dall'altra parte. Si sta creando di... Ah! Oh, porco cane. Ok, mi attaccano tutti e due. Mi attaccano tutti e due. Ora lo sappiamo. A quanto pare l'altra parte è uno stalker. Un po'. Prendo di nuovo. Sembra di sì, continua a sparargli. Porco cane. E dai. E quanto sei resistente? Direi parecchio. Direi pop. Oh mio Dio. Oh! Sono andato a bloccare. Aspetta, aspetta, aspetta. Fatti qui, fatti qui, fatti qui. Fatti qua, fatti qua. C'è chi c'è là. Vai. No, no. Ma ho provato a schivarlo. Pugnali la vita. E va tutto. Bastardo. Ehi, vabbè. Ma mi ha ripalpeggiato. Ok, non sono messo benissimo. Ho visto giorni migliori. Questo è poco, ma sicuro. Guarda che perché non ho la torcia accesa. In effetti è una cosa stupida. Ho visto un medikit. Signore, gradisca un altro po' di fuoco. Tutto per lei. Ok, ho finito il fuoco. No, non volevo prendere il fucile. Volevo prendere il fucile. Il fucile. Prendimi il fucile, Abby. Non ho praticamente... Oh, porco cane, è arrivato tutta birra. Non ho neanche tempo per curarmi. Oh, ok, ora ragioniamo. Non ti separare di nuovo. Non ti separare di nuovo. Morto? Tanto morto? Wow, cotto e trucidato. Oh. Ok. Datemi un secondo. C'è un modo per uscire. Sì, un attimino, ciccia. Sono profondamente traumatizzato e dobbiamo recuperare tipo uno sfacelo di scorte. Dov'è l'altra metà? Beh, dov'è andato il quartetto di stalker? Ciccio, te mi droppi qualcosa? Posso farmi un selfie con te? Nessuno ci crederà a sta storia. Vabbè, allora fammi craftare un po' di proiettili. Sì, di bombe, scusate. Sono un pochettino leggerissimamente fuori di me. Ok, e... ho fatto fuori tutto. Ho praticamente fatto fuori tutto. Allora, fatemi anche curare, visto che c'era un medikit in giro. Yay! Che battaglia! Spero di non incontrare altre creature di questo genere. Ti prego, dimmi che è tipo l'unico in tutto il gioco. Allora, c'erano una marea di scorte letteralmente sparse per tutta sta zona. Ma adesso mi dai proiettili per il lanciafiamme, proiettili per la pistola. Vediamo di ricaricare tutto, altrimenti rischiamo di lasciare indietro un bel po' di risorsine. Aspetta, qua non sono entrato, ora che ci penso bene. Buongiorno, non palpeggiatemi male. Oh! Ma dai, ma era tutto qua la roba buona. Ma come? Ma mi sento stra super preso in giro. Una marea di munizioni per il fucile. A saperlo non sparavo i proiettili infuocati. Rumori brutti. Cos'è stato? Ah, è quella specie di altro ibrido. Ok, allora aspetta un secondo che recupero tutto. Ma perché sento rumore alla mia destra? Dov'è? Dov'è? Che sta camminando? Buongiorno. Sì, è ancora molto vivo. Quella suprema porca. Ok, datemi ancora un attimo che controllo il resto della zona. Ah, io sono rimasto in un'area molto limitata della mappa. Ok, ho recuperato tutto il recuperabile. E sicuramente ci sarà il punto di non ritorno. Signore, dove anda? Toh! Porco cane. Ah, è andato nei condotti di ventilazione. Jumpscare in avvicinamento rapido? Sì, gente, assolutamente sì. Il bello è che ste cose te le aspetti tipo lontano un chilometro. Dai, Abby. Puntiamolo una volta per tutte. Il problema è che fa anche rumori da clicker. Però sembrava uno stalker. Quindi sì, si sono fusi delle abilità tra di loro. Oh, ma dai, ma come cocchio funziona sta cosa? Ah, porca di quello, porca, mi sono stracagato in mano. Levati, levati, barbone. Oh no, ora lo dobbiamo affrontare. La Abby, Abby, cucinalo poverino. Cucinalo. Come schiva? Ma come schiva il bastardo? No, 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 no. Oh, no. Wow, 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 wow. C'ha abilità da bloater. Cadi quella iperporca. Ok, tienimi fuori. Dove è andato? Ecco, lo vedo, lo vedo, lo vedo. È leggermente infuocato. È anche velocissimo.
Ok, vediamo se riesci a sopravvivere ai pallettoni. Buono. Tatti buono. Mi sa che meglio se mi metto in un angolino. Abbi, recupera tutto. Sono ancora munizioni. Devo cambiare l'arma senza farmi palpeggiare più di tanto. Grazie Ciccio di aver aspettato. Ah, ah, fatto cagare in mano. Mi hai strafatto cagare in mano, bastardo. E quanto è resistente. Pezzo di erba. Sparato sul culo gli ho sparato. Ok, ok, che tanto mi posso curare all'occorrenza. Facciamo che riprendiamo le armi normali. E tante sa... Noti! Ho gambizzato il bastardo. Ok. A posto, l'abbiamo risolto pacificamente. Oh. Enze Bond avanti in suo modo. Sì, 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 sì. Ragazzi, non lasciate i funghi da soli per 25 anni. Aspetta, questa è la via d'uscita? Mamma mia. Ma che disastro. Ma cosa vi siete fumati, sviluppatori? Allora, vediamo un po'. Che faccio, mi curo? No, 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 no. Troveremo prima o poi dei Kinder Delis in giro. Ok, gente, abbiamo fatto fuori delle creature supreme, direi. Veramente supreme. Ah, adesso mi dai i codi del lanciafiamme. C'hai la nonna trota. Per fortuna che mi ero tenuto da parte un po' di pugnali. Olè. Non so se sprecare risorse per fare. Vabbè, fai un paio di munizioni anche per questo. Ottimo, tanto in giro ho visto delle forbici. Meglio che nulla. Altri proiettili per il fucile. E basta. Basta, direi che abbiamo dato per oggi. Mi domando se me ne sarei potuto andare. No, ci avrebbe messo troppo tempo. Intanto che c'è il simbolo del triangolo che gira così, loro possono attaccarmi. In caso di animazione invece no. Non penso che gli sarei potuto sfuggire. Oh, non ci credo nemmeno io. È una balla talmente tanto grande che secondo me eravamo sotto droghe. Ti spiegherebbero un po' di cose. Allora, vediamo un po'. Abbiamo dei rottamucci che mi porto via volentieri. Perfetto. Non ne abbiamo tanti perché li abbiamo spesi così tutti prima per potenziare le armi. Dimmi che questo ci permette di uscire dall'ospedale. Sì, finalmente. Oh, respira Abby, respira. Sei viva? Spero che Yara stia bene. Ci è voluto in effetti troppo tempo per uscire da sto cocchio di ospedale. Wow, wow, wow. Leb, ma sei scemo? Che succede? Beh, ormai sapranno che siamo fuggiti, è abbastanza ovvio. Quindi ci spareranno a vista quasi sicuramente. Ti stanno cercando tutti. Cosa hai fatto? Niente. Ti avevo detto di aspettare. E come? I tuoi amichetti sono ovunque. Hai quello che ci serve? Sì. Dobbiamo solo capire come andarcene. Ah, ecco perché Ellie li ha incontrati quando eravamo nella zona dell'ospedale. Che stavano pattugliando l'area con le barchette. Stavano cercando per appunto sia Abby che Lev. Ora ha tutto più senso finalmente. Dovevamo vedere l'altra parte della trama. Ok, gioco, ti prego dimmi che ci riaccompagni direttamente all'acquario. Perché ovviamente per arrivare ci abbiamo messo 8 miliardi di episodi. Ma per ritornare 5 minuti con un giretto in barca. È un bravo ragazzo, eh. Secondo me può diventare un valido compagno di disavventure per Abby. Ma di certo ve ne dovete andare da sta città. Il problema è che sappiamo che non possiamo salvare Owen e a un certo punto Abby dedicherà tutta se stessa alla vendetta. No, la sala d'attesa fuori dalla sala operatoria praticamente. Ah, oh, piccola Alice. Ehi, hey, Alice. Non andare ad attaccare Ellie. Ehi. Hey. No, adesso ho i troppi sensi di colpa. Vuoi accarezzarla? Non morde. Al massimo ti ingroppa da dietro? No, vabbè, è femmina, vai tranquillo. Sì, visto. Allora, è un maschio o una femmina? Finito. Adesso puoi entrare se vuoi. Quindi le hanno segato il braccino? È andata bene. Sì, per fortuna. Ehi. Ho capito, mi dovete far sentire in colpa per il cane. Mi sento in colpa, missione compiuta. Sono dei bambini. Ciccia, avete tipo 19 anni 20 voi altri, eh? Lo so. Che ci è successo? Siete cresciuti in un mondo malato, pensando solo alla vendetta. Forse abbiamo smesso di cercare la luce. Vado a vedere come sta. Mi ci fai affezionare dopo, quando so che morirà. Sei doppiamente bastardo, gioco. Ok, almeno è viva. Si può mettere tipo una protesi di metallo. Con quella può difendersi in caso di attacco degli infetti, tipo i clicker. Possiamo metterti una lama fighissima. Un mega sciabolozzo che puoi squartarci chiunque. Secondo me viene fuori una cosa interessante.
Dai, ribadisco, almeno sei viva. Perché si squartano la faccia? Dai. Che poi sembra anche un taglio profondo. Buona signori, io direi che per oggi abbiamo tirato abbastanza. Porchi, non mi aspettavo una boss battle del genere e spero che non ne incontreremo altri. Ovviamente nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti mangerete porcini per tutto il resto della vita, e no, non quelli che pensate voi. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!